quali sono le leve per far crescere il proprio patrimonio? Me l'avete chiesto in tanti, quindi ho deciso di fare questo video in cui ti spiegherò quali sono le 4 leve che personalmente utilizzo e ti spiegherò anche come le sto utilizzando, queste 4 leve indispensabili per far crescere il tuo patrimonio il più velocemente possibile. Iniziamo! Cosa si intende per leve per far crescere il proprio patrimonio? Bene, allora ripartiamo dal concetto di leva. Che cos'è una leva? Pensa a un piede di porco, ok? Quello che usano gli scassinatori nei fumetti, ma anche non nei fumetti, nella vita reale, per forzare una porta. Che cos'è? È uno strumento che con uno sforzo limitato ti permette di ottenere un risultato molto importante a cui non potresti arrivare con le tue sole forze. Questa è una leva, qualcosa che ti permette appunto di amplificare i tuoi sforzi e ottenere un risultato molto più significativo. Il concetto della leva nel mondo degli investimenti, dell'imprenditoria, è molto interessante e si fonda su questa idea, sul fatto che un imprenditore, un investitore, chiunque voglia massimizzare la crescita del proprio patrimonio, dovrebbe riuscire a trovare degli escamotage, delle soluzioni che gli permettano, dato un determinato sforzo iniziale, di riuscire ad avere un risultato molto più elevato dello sforzo richiesto. Pensa cosa fa, non lo so, una persona che ripara le biciclette, ok? Tu hai la bicicletta rotta, come sottoscritto in questo momento, vai da una persona, ti aggiusta la bici, ti fa il conteggio delle ore che hai impiegato per aggiustare la bici, ti dice, ok, sono 2 ore, il mio costo orario è 20 euro all'ora, quindi fa 40 euro. Facciamo questo esempio. Ha possibilità di aumentare esponenzialmente il suo fatturato date le ore che mette a disposizione alla sua attività lavorativa? La risposta è no. Se vuole passare da 1500 euro al mese di stipendio, per dire, a 3.000 euro al mese, deve lavorare il doppio del tempo. Non ha possibilità di svincolare il proprio denaro, il denaro guadagnato, dal tempo richiesto per produrlo, perché manca di leve, ok? La leva è proprio questo, è un principio, una strategia, decisioni di investimento o decisioni imprenditoriali che ti permettono di scollegare il tempo dal denaro. In altre parole, impieghi determinato tempo per realizzare qualcosa, un investimento, un manufatto, un sistema, un processo di vendita, qualunque cosa sia, e questo genera un risultato monetario che è molto superiore al tempo da te richiesto per crearlo. E fin qua è semplice. A questo punto la domanda è: quali sono le principali leve che una persona può implementare a livello professionale, a livello di investitore? Hai mai sentito parlare dei Rothschild, di JP Morgan, queste famiglie super ricche che oggi vengono definite come i poteri forti? Bene, queste famiglie hanno creato i loro immensi patrimoni in contesti di forte incertezza come quello che stiamo vivendo, ad esempio nel 1929. Quindi in contesti di forte incertezza, chi sa cogliere le opportunità che si presentano può far crescere in modo esponenziale il proprio patrimonio. Abbiamo creato un evento totalmente gratuito dal titolo L'investitore nella tempesta, mercoledì 18 maggio alle ore 21, con l'obiettivo proprio di aiutarti a navigare queste acque inesplorate di forte incertezza e metterti nella condizione di cogliere le opportunità che inevitabilmente si presentano quando c'è forte tensione nei mercati finanziari. Iscriviti ora, l'evento è totalmente gratuito, ci vediamo mercoledì 18 alle ore 21. Ciao! Bene, la prima, il capitale. Quindi, ad esempio, se tu crei un'opportunità di investimento, un po' come quelle che creiamo noi con i nostri immobili, e questo investimento è accessibile sia a te, sia ad altri investitori, i quali chiaramente magari pagano una fee, una commissione per poter accedere a questo investimento, tu hai la possibilità di beneficiare anche dai capitali portati da altri investitori. Quindi il tuo investimento cresce, ma hai un doppio beneficio, perché appunto stai sfruttando la leva dei capitali, quindi ottenendo un risultato che non è più solo legato al tuo tempo relativamente a quel determinato progetto, ma è legato anche alla tua capacità di attrarre capitali, gestire investitori, eccetera. Questa è la prima leva, il capitale. La seconda leva è quella delle risorse. Ok, delle risorse umane, delle persone. Chiaramente se parti da zero con un'attività imprenditoriale o se sei un professionista, partirai come quello che si definisce un solopreneur, un'impresa fatta di una sola persona, solopreneur. Ed è ovvio che i risultati che puoi ottenere sono limitati al tuo tempo. È un po' come il caso del meccanico delle biciclette. Vuoi guadagnare il doppio, devi lavorare il doppio, non puoi sganciare il denaro che guadagni dal tuo tempo. Però se riesci a far crescere la tua organizzazione oltre una certa soglia, puoi assumere delle persone. E quindi ecco che queste persone verosimilmente ti costano meno di quant'è il fatturato, ce l'auguriamo, che genera l'aumento del tuo giro d'affari, ok? Cioè l'organizzazione cresce, fai crescere il fatturato più di quanto ti costi la risorsa che stai andando ad aggiungere al tuo organico. Questa è la seconda opportunità che hai per far crescere il tuo patrimonio, quindi creare un'organizzazione e usare il lavoro di altre persone che fanno parte del tuo staff, del tuo team. Se ti ricordi, nel video che ha ispirato questo video come risposta,
e ti parlavo del fatto che c'è un mio amico che sta appunto sfruttando molto la leva delle persone, nel senso che ha creato un team di vendita e questo gli sta permettendo di crescere rapidamente il suo reddito, perché recluta dei giovani talenti, li forma, li fa crescere, e ogni persona che forma e inserisce all'interno del suo staff gli genera un extra fatturato. E questa è la leva delle persone. La terza leva è quella del codice, del code, la leva che puoi ottenere utilizzando e padroneggiando i software, ok? Un esempio che mi viene è quello del nostro software Life Planner. Life Planner è uno strumento di pianificazione finanziaria che abbiamo creato e inserito all'interno di Piano Finanziario. Abbiamo sviluppato questo software nel 2020, è stato il primo software di pianificazione finanziaria a disposizione dell'utente qualunque, cioè del retail, del pubblico, e non strumento specifico solo per consulenti finanziari. Ha richiesto 6 mesi di progettazione più costi di sviluppo. Una volta che è stato creato, a meno di bug e problemi che ci possono essere quando crei dei software, il software è lì che lavora da 2 anni e mezzo e ci sono centinaia e centinaia di persone che lo utilizzano quotidianamente. Quindi, in altre parole, abbiamo creato uno strumento che dà un beneficio esponenziale man mano che aumenta il numero di utilizzatori, nel senso che oltre a un certo livello di utilizzatori, tutti gli utilizzatori in più del nostro software è puro profitto. Quindi, come dicevo prima, questo rispetta la definizione di leva, cioè qualcosa, un software, un processo su cui tu destini un investimento di tempo, di denaro iniziale, ma che produce nel corso del tempo risultati molto più elevati rispetto al costo iniziale. Ehi, è la definizione di investimento questo. Quindi le leve sono modi per investire non necessariamente denaro, ma tempo. L'ultima leva è quella dei media, cioè la produzione di contenuti, audio, video, articoli, eccetera. Possedere dei media, quindi possedere la diffusione delle informazioni, delle notizie o anche solo dell'intrattenimento, è fondamentale. Pensiamo a quanti imprenditori hanno fatto investimenti per poter avere l'accesso ai media. Non so, Berlusconi ti dice qualcosa tra le reti televisive? Elon Musk che ha recentemente acquistato Twitter, eccetera. Se guardi a chi possiedono i principali giornali italiani, ti accorgerai che nella maggior parte dei casi possiedono a famiglie molto potenti, perché l'avere il controllo dei media, delle notizie, dell'informazione è fondamentale. Queste sono le 4 leve: capitali, persone, codice, cioè i software, e i media. Bene, a questo punto ti chiederai, interessante tutto questo, ma tu Giorgio su quali ti stai concentrando? Bene, io più o meno su tutte e 4. La prima, capitale. Facciamo operazioni immobiliari. Le operazioni immobiliari si fanno con capitale mio, prima persona. Per tutti quelli che dicono che le operazioni immobiliari si possono fare anche senza soldi, sì, certo, certo, però il primo capitale è il mio. Il secondo capitale è quello degli investitori o quello delle banche che viene messa a disposizione per queste operazioni. Quindi la leva del capitale ce l'abbiamo spuntata. La seconda, quella delle persone. Bene, all'interno del team di Piano Finanziario lavorano direttamente e indirettamente tra liberi professionisti, dipendenti, consulenti dedicati, eccetera, una 15 di persone circa. Sono 14 persone in più di quando ho iniziato, perché ho iniziato alla fine del 2015 e c'ero io, ero solo io, ero un solopreneur. E adesso, grazie a questa struttura, abbiamo migliorato il servizio, abbiamo prodotto più contenuti, abbiamo realizzato una piattaforma sofisticatissima su cui continuiamo ad investire, stiamo aiutando più persone con i nostri servizi, stiamo coinvolgendo alcuni clienti nei nostri progetti di investimenti immobiliari, ed ecco che le 2 leve si sovrappongono, la leva dei capitali con la leva delle persone di Piano Finanziario. E tutto questo sarebbe impossibile se ci fossi solo io. Un'organizzazione di una persona non può fare le cose che facciamo noi adesso. Passiamo poi alla leva del codice. Ok, te l'ho già detto, abbiamo creato dei software, non uno ma diversi, all'interno di Piano Finanziario. Piano Finanziario stesso è un portale super evoluto su cui continuiamo ad investire, chiaramente, però una volta creato potremo anche temporaneamente fermare gli sviluppi, e l'avere all'interno di Piano Finanziario 1000 clienti o 3000 clienti sostanzialmente allo stesso costo, quindi è una leva. Infine la leva dei media, ok? Questo video è un esempio. Ho avuto l'idea per questo video, la registro una volta, verrà visualizzato migliaia di volte e ogni visualizzazione aggiuntiva oltre una certa soglia non richiederà né più tempo da parte mia né più costo, perché la realizzazione del contenuto è già stata fatta. Lo stesso vale anche per i nostri percorsi formativi all'interno del Piano Finanziario. È un po' come produrre, se ci pensi, un disco o un film. L'hai prodotto, ci vuole molto tempo, ci vogliono anni per realizzare un film o un disco, ti parlo un ex musicista. Allo stesso tempo, per realizzare i nostri percorsi formativi sono richiesti mesi e mesi di sviluppo, di analisi, di progettazione e poi registrazione dei contenuti, quindi non è qualcosa che si improvvisa da zero. Però una volta che fatto abbiamo creato un asset, un investimento che lavora per noi. Una volta che te lo sei pagato hai un incremento esponenziale dell'utile all'aumentare delle vendite. Quindi le 4 leve non sono altro che questo: investimenti in risorse. Quindi in tempo dobbiamo formare delle persone, dobbiamo creare uno staff, dobbiamo premiarle se sono brave, dobbiamo seguirle invece se non portano i risultati che desideriamo. Oppure è investimento nel creare qualcosa, un prodotto, un servizio che sia di valore
per un potenziale cliente. Un valore che può essere funzionale, e quindi magari gli vendi un corso o un software, oppure può essere un valore di intrattenimento, ok? Ed ecco che i media possono essere utili anche per questo, perché crea un contenuto di intrattenimento oppure educativo. Queste sono le quattro leve. Io sono ossessionato da lavorare a sviluppare tutte e quattro le leve. Non posso ancora svelarti tutto di quelli che sono i nostri piani all'interno di Piano Finanziario, ma se continui a seguire questo canale, noterai che ci sarà sempre più integrazione tra queste quattro leve. A questo punto fammi sapere nei commenti quali sono le leve che stai utilizzando tu. Quali e come? Scrivimelo nei commenti. Con questo è tutto. Ci vediamo in un altro video. Ciao!